nascondo la mia profonda commozione e la difficoltà oggi di affrontare una giornata di ordinaria vita istituzionale e politica. Sono personalmente, come sindaco, come amico, interpretando il pensiero dei miei colleghi di giunta, certo anche del pensiero di tutti i consiglieri e dei napoletani, profondamente stretto a Nino, perché ha vissuto in queste ore una tragedia incommensurabile, incommentabile, che si aggiunge a una ulteriore recente tragedia della follia, che ci interroga evidentemente tutti nel cercare probabilmente di essere sempre di più attenti alla vita di ognuno di noi, a una vita collettiva, perché si stanno sommando giorno dopo giorno tragedie inaccettabili che oggi hanno colpito uno di noi. E quindi Nino vi saluta tutti, vi abbraccia, perché ho portato ovviamente il sentimento di tutti voi, e niente, voglio che lui sappia che non è l'assessore della nostra giunta, è un nostro grande amico. Io vorrei ricordare con un minuto di silenzio le vittime innocenti, tutte le vittime che ci sono state in questa tragedia.